Vieni qui. Mi stavi aspettando, no? Sì, Pablo Duarte. Sei della compagnia? Non esattamente. Sarà un problema? Se puoi evitare che i soldi finiscano a quei bastardi comunisti di Cuba, allora no. Sei con il Consiglio Rivoluzionario di Cuba. Sono uscito vivo da quel disastro nel 61, sono finito qui. Ho ancora dei ganci, però. È così che il contrabbando di Frank Pagani è finito sul mio radar. Il suo uomo, Papino Holland, gestisce gli scali. Fa un sacco di affari con l'Havana. Tutti quei discorsi dei comunisti sulla proprietà del popolo sono così pieni di stronzate che mi viene da vomitare. Quei figli di puttana vogliono solo i soldi. Dopo aver perso a River Row, Marcano fa svuotare i magazzini a Papino. Cazzo, si fa pure consegnare la roba in acqua per via aerea. Non so dove vada a finire quella roba, ma l'addetto radio di Papino lo sa di sicuro. Sono sicuro che gli uomini di Papino saranno più che felici di aiutarmi. Torno presto, Pablo. I bastardi che lavorano per Papino Holland sanno cosa sta facendo. Devi arrivare. Qualcuno nell'organizzazione di Holland sa degli sganci. Trovalo. Junior Holland è parente di Papino, no? Papino non sarà felice della tua guerra contro la sua famiglia. Metà dell'organizzazione di Marcano è nata sui carichi illegali. Papino Holland ne ha viste di tutti i colori, ma non farti ingannare dall'età. Quel vecchio bastardo sa ancora come si combatte. Hai mai provato a sganciare un carico in un uragano? Un consiglio? Non farlo. Porca troia, conosci Alma? Cazzo, dille che Pablo le deve un drink. Da quel che ho capito, Holland va d'accordo con il suo capo, Frank Pagani, perché sono entrambi due uomini con famiglia. Dio non ti ha detto. È qui, Bran. Merda, sono bloccato. Punti, scappate. Gesù. Porca troia. Sono ferito. Sei morto. Cazzo, ricarico. Al riparo. Quel io e te faccia in faccia, figlio di puttana.
Unità di rinforzo in arrivo. I bocci a Tic-Po devono sparire. Ricevuto. Al battesimo e niente scuse. Hai visto quel film in cui il mondo è controllato dalle scimmie? Scappate! Scappate! Venite! Giornata di merda. Giornata di merda. Porca puttana. Non mi scappa. Ma le pare galline. Non ho visto niente. Via da qui. La polizia. Sono solo via di qui. Non farmi male. Oh, merda. Ha fatto fuori uno dei nostri. Chiamate la polizia. Giornata di merda! Voglio sapere tutto sul contrabbando di Papino Holland. La consegna sta arrivando al porticciolo! La comanda uno stronzo che si chiama Butterbean. Grazie per l'aiuto. Facciamo fuori quella merda! Arrivo! Che cazzo! Evanata, merda! Prenditela con uno della tua taglia. Preparati a morire. Coglione! Via di qui! Quanto sangue! Vado a nascondermi! Non sono pronto! Filato, vero? Sono pronto! Quanto sangue! Muovetevi! Quanto sangue! Ricarico! Via di qui! Ho sbagliato! Non sono...
Apri il fuoco! E io che volevo riposarmi. Lincoln, sei uno da auto di lusso? Io. Credo di no. Non riceverà più carichi da Cuba. Bene. In qualche modo sei riuscito a far incazzare sia i comunisti sia i mafiosi. Pare che Papino Holland sia nella merda fino al collo grazie a te. Il miglior modo per fare paura a un criminale è colpire il suo portafogli. Eh sì, ho sentito che Fran Pagani ha detto a Papino di riportare il culo agli scali. Papino non va da nessuna parte finché ci sei tu. Mi pare di capire che sia un bastardo con la scorza dura, un sopravvissuto. Grazie per il pensiero, Pablo, ma ho avuto a che fare con gente peggiore di Papino. Vai a prendere quel comunista di merda di Holland. Con il tuo sabotaggio degli sganci, la gente della Havana dovrà stare più attenta a come contrabbanda la sua roba. Da quel che ho capito, Holland va d'accordo con il suo capo, Frank Pagani, perché sono entrambi due uomini con famiglia. Hai mai provato a sganciare un carico in un uragano? Un consiglio? Non farlo. Ma certo, Cher, sto già arrivando. Hai visto quanto era grossa quella cisterna che era qui la giorno? Di cosa posso alleggerirti? Tienilo al sicuro. Chiamami se hai bisogno. Crescere i capelli così gliele suono per un mese. Secondo te devo chiedere ad Alice chi lavora nell'ufficio? Alice Holland? Perché ti ricordi che suo padre è il tuo cazzo di capo e suo fratello è un pazzoide omicida? Quindi pensi che sia una cattiva idea? Devi preoccuparti del negro che cerca di ucciderci. Sopravvivi a lui, poi fai il cazzo che ti pare. Thank you.
cazzeggiare, forza! Se non ci mettete impegno, troverò qualcuno che ce lo metta. Guarda chi c'è! Al riparo! Lo tiro fuori io! È facile ammazzarmi! Provaci! Grosso figlio di puttana! Certo. Rinunciare a qualche uomo per tenere Tickfall? Niente paura, stanno arrivando, tieni duro. John Donovan e Lincoln Clay intrapresero una campagna di distruzione urbana che questo paese non vedeva dalla guerra civile.